bella, bella, bella che tiene, no? Sì. Qui fuori. Torniamo, ci facciamo un po' così. Diciamo che magari la caratteristica tecnica di questo tappeto, perché a questo punto non lo chiamerei più neanche un campo ostacoli, perché io così non ne ho mai visti, è l'uniformità, l'elasticità. Quindi un cavallo quando entra in campo qui sa che il terreno è uguale nei primi due tempi di galoppo come per tutto il campo, quindi acquista una tranquillità, una serenità quando batte, quando si riceve, che permette ai cavalli di saltare al massimo. Dà inoltre una tranquillità ai cavalieri, perché ormai è un campo rodato di 15 anni dove mai ci sono stati problemi. Quest'anno sembra veramente arrivato al top, ne vedremo delle belle. I want you and your beautiful soul. Il concorso di San Patrignano è giunto quest'anno alla 15ª edizione. Devo dire che quando abbiamo cominciato nel 1997 avevamo delle grandi aspirazioni, ma non pensavamo di poter arrivare a vincere addirittura il premio come miglior concorso al mondo, premiato da tutti i cavalieri, da tutti i giornalisti, il famoso premio della NAIPIC. Il concorso di San Patrignano è arrivato a questo successo non soltanto come concorso, ma perché è San Patrignano che ha successo. Di conseguenza in questi anni abbiamo sempre lavorato con la filosofia della comunità di San Patrignano, cioè con la passione, con il cuore, e per quanto riguarda la parte tecnica di dare sempre la priorità allo sport. Cosa che non è poi così semplice in un momento critico come quello attuale, di difficoltà di sponsorizzazioni, di politiche federali di vario tipo. Io penso veramente che questo concorso sia sempre stato di una trasparenza incredibile in tutte le sue scelte, nella scelta dei costruttori, nella scelta dei cavalieri stranieri, nella scelta dei cavalieri italiani che partecipano a questo concorso. Indubbiamente il fatto di dare la priorità sempre e incondizionatamente allo sport è un plus che non tutti i concorsi possono permettersi. E poi il fatto che tutti i ragazzi di San Patrignano non lavorano per un bouquet personale. Qui non c'è nessuno che dice il mio concorso, sono io che faccio. Questo è il nostro concorso e dal primo all'ultimo ci mettiamo tutti l'entusiasmo, il cuore e la passione per dare il meglio al pubblico, ma soprattutto a tutte le persone che sono coinvolte nell'organizzazione, cioè cercare di mettere tutti nella condizione migliore per poter esprimere il massimo di se stessi. Ecco qua, ti racconti un po' come va. Bene, grazie. Ciao. Lui chi è? Lei è Asha. Asha, sì. Da Vai a Vai, no? E in dottro, sì. Bello. I cavalieri non vedono questo concorso soltanto come una manifestazione sportiva. Per loro è sempre un po' un ritorno a casa, sanno che qui stanno bene, che i cavalli stanno bene, che non avranno nessun problema, che se i problemi dovessero esserci qualcuno li risolverà nel migliore dei modi, e poi cambiano un pochino tutti, poi i cavalieri diventano un pochino più umani, cosa che capita un po' a tutti, cioè ci si rende veramente conto di quali sono i veri problemi della vita, cioè non sono una barriera che cade, non sono l'essere estromessi da una squadra. I problemi veri della vita sono ben altri e qui abbiamo la possibilità di toccarli con mano e abbiamo anche la possibilità di capire quanto è importante un sorriso, cioè che cosa è più bello di un sorriso di un ragazzo che non sorrideva o di un bambino. Io penso che non ci sia cosa più bella di questo.